Secondo Munari, la raccolta e l'analisi dei dati sono due fasi preliminari per trovare una nuova soluzione progettuale, capace di risolvere un problema. Per comprendere meglio l'analisi dei dati qualitativi e quantitativi, suggeriamo tre diverse attività da svolgere con gli studenti. 1. Riconoscere i dati. L'insegnante mostra alla classe una lista di variabili, eterogenee e senza un ordine, come donna, blu, 15 cm, automobile, eccetera. Gli studenti, in gruppo o individualmente, devono analizzare e classificare ogni elemento, riconoscendo se si tratta di un dato qualitativo o quantitativo. 2. Trovare la scala. Ad un secondo livello di analisi, sui dati qualitativi, l'insegnante mostra alla classe una lista di variabili nominali, come i tipi di professione, o i colori, e ordinali, come i giorni della settimana, i gradi. Poi lui, o lei, chiede loro di riconoscere a quale dei due tipi appartiene ogni variabile. 3. La figura nel piano cartesiano, ad un terzo e ultimo livello, agli studenti viene chiesto di: primo, disegnare un piano cartesiano e localizzare alcuni punti, fornendo loro i due valori numerici del piano della scissa X e dell'ordinata Y. Gli studenti comprenderanno meglio il concetto di variabili su scala a intervalli. In secondo luogo, misurare la lunghezza di alcuni oggetti, come una panchina e una sedia, e determinare che tipo di relazione esiste tra i valori misurati, per esempio, uno può essere il doppio dell'altro, più piccolo, più grande, eccetera. Gli studenti capiranno meglio il concetto di variabili su una scala di rapporti.